Bisogna attendere le prime ore di domani pomeriggio per scoprire se la nuova versione del patto del Nazareno abbia un futuro o meno. Se a Montecitorio deputati e senatori domani scioglieranno il nodo sull'elezione dei due giudici costituzionali, allora si potrà dire che Renzi e Berlusconi hanno ancora il pieno controllo dei loro partiti. Nel caso contrario, invece, la tenuta del patto dopo i colloqui di oggi resta debole e destinata a non incidere anche nelle questioni centrali dell'intesa, come la legge elettorale ferma ancora al Senato, sulla quale Renzi chiede una rapida accelerazione. In 2 ore di colloquio a Palazzo Chigi, il Premier propone a Berlusconi modifiche da apportare all'Italicum prima versione, come l'innalzamento del premio di maggioranza al 40% alla lista vincente e non più alla coalizione, oltre che all'abbassamento al 5% della soglia minima per entrare in Parlamento. Renzi punta anche all'introduzione delle preferenze, tranne che per il capolista. L'idea di fondo del patto del Nazareno comunque resta quella di rafforzare il sistema bipolare nel nostro paese che, per certi versi, ha avuto tra i suoi padri fondatori anche Benigno Zaccagnini, di cui oggi alla Camera si è ricordata la figura a 25 anni dalla morte. Se su temi istituzionali il governo può contare sul sostegno di Forza Italia, il partito di Berlusconi promette opposizione dura e pura, soprattutto in economia, alla stregua di sindacati e sinistra del PD, un fronte trasversale che costringe l'esecutivo a ricorrere spesso al voto di fiducia, come accade questa sera al Senato sullo Sblocca Italia, un provvedimento che il governo considera centrale per rilanciare l'economia di un paese che torna ad essere sorvegliato speciale dell'Europa. I conti italiani infatti spaventano Bruxelles, mentre dopo il botta e risposta di ieri il presidente della Commissione Juncker sottolinea di non avere problemi con Renzi, ma si dice pronto a reagire a tutte le critiche.